picchierei. No, Catangio, Mario, ti vuoi picchiare tu, per favore? No, meglio che ti picchi Ivan. No, guarda Mario, io preferirei la tua di cattiveria. Fai vedere il tuo braccio, Ivan. Mario, fai vedere il tuo braccio. Che cazzo vuoi? Aspetta. Che se fai così è più grosso questo muscolo. Ma stai parlando tu? Ah, vediamo, vediamo. Non ce l'ho fatto così ancora. No, che cucciolino. Ma forse non esistono di più addirittura. Che cucciolotto. Quando volete iniziamo. Vai. Orgia. Allora, oggi, oggi. 3, 2, 1. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti all'angolo. Vediamo che gusto ha. Io sono Mario e loro sono la Lega Combricola. Presentatevi. Presente, Zinga. Ah, io? Certo. Io sono Mario. Angelo. Manuel. Minchia, lui sta avendo crisi di identità pazzesca. No. Io consiglio ricovero neurolesi immediato. Oh, sono conosco oggi, una, oggi conosco una dottoressa che mi ha aiutato, può aiutare anche lei a tornare nel mondo dei vivi. Ho ancora l'effetto. C'è sempre questo amore. Ho ancora l'effetto dei neuroni. Ma guarda, neuroni che le sono il culo! Ecco, che poi questo è il perché se dico dell'angelo azzurro. E anche oggi. Pure. Dell'angelo azzurro. Dell'angelo azzurro. Se e anche oggi ci pagano male. La birra messina, okay. La birra messina. Big money. E anche oggi ci pagano male. Va bene, ok. Oggi recensiamo un liquido messinese. Un'eccellenza messinese prodotto da alcuni nostri amici. E quindi insomma c'è un pochettino di orgoglio nel presentare questo liquido. Oggi ne recensiamo uno, gli altri saranno in seguito. Non facciamo come di solito, che normalmente proviamo tutta la linea e la carichiamo pian piano. Oggi ne recensiamo uno, ci basiamo su quello che ci hanno portato come sì, come tester, come prova, e lo andiamo un pochettino ad analizzare per bene. Il liquido in questione è l'antidote, ve li faccio vedere il packaging all'arancia. Il packaging è molto minimale e devo dire che mi piace. Di farmacia. Mi piace. Ma sai, loro sono dei chimici che hanno deciso, che hanno la passione per lo svapo e quindi hanno deciso di rendere questa passione un business. E devo dire che secondo me quando la passione incontra il lavoro si può creare un buon connubio, perché si riesce a realizzare qualcosa per cui uno ha studiato per tanto tempo, e devo dire che sono anche nella strada giusta, perché per esempio a livello di packaging mi dicevano: guarda, noi non abbiamo non abbiamo chiesto a dei grafici di farci chissà quale tipo di grafica, abbiamo messo dentro il minimo indispensabile per trasmettere la nostra idea. Quindi antidote, la boccetta da pipetta con il colore del liquido che vanno, del gusto che c'è all'interno. Poi gli hanno scritto molto, in maniera molto semplice, arancia, che è anche quindi quello che stiamo provando, con tutte le altre informazioni, ingredienti, cioè. Zero nicotina, 70-30, la loro pagina Instagram e Facebook, gli ingredienti, e poi una cosa molto interessante, hanno messo un QR code che se vi andate a scannerizzare, magari fermate il video, vedete un pochettino voi, oppure compratevi direttamente il liquido, vi esce la tutti i test chimici effettuati con tutti i componenti effettuati verso il laboratorio dell'Università di Messina. Una certificazione. È una certificazione ufficiale che potete voi stessi andare a controllare. Io l'ho aperto, non ci ho capito niente, ma non è importante aprirlo. Però funziona, si apre. Cioè. E quindi formato da 50 ml, boccetta in vetro. Zero nicotina. Zero nicotina. Non abbiamo aggiunto nicotina per cercare, diciamo, di provare il gusto in maniera pura, per poter dare un giudizio oggettivo, anche perché sì, sono ragazzi della nostra città, amici nostri, però noi durante le recensioni cerchiamo di dire quello che pensiamo, proprio perché ci importa che a voi arrivi il giusto messaggio. Senza pietà. Quindi non se fa cagare, di sorta. Fa cagare. Però intanto è buono il fatto che dei messinesi, in una città dove spesso si critica che i giovani fanno poco, loro sono sulla giusta strada, cioè mi piace molto il loro modo di lavorare. Andiamo invece direttamente al liquido, lo andiamo a odorare e poi lo proviamo su sistemi differenti,
ben appena ricotonati, quindi massima fedeltà al gusto. La pipetta, vorrei delineare una critica su questa pipetta. Purtroppo queste pipette hanno lo sbaglio che, essendo curvate, c'è restringimento, e quei 70-30 non è molto buono, perché riesci a prenderne poco nella pipetta ed è difficoltoso. Queste sono classiche pipette chimiche, sono le pipette, non dovranno cambiare, però potrebbe in qualche modo far parte del nuovo stile, questo sono proprio per seguire, essendo dei chimici, cioè fedeli, non capiscono, ragazzi, dove sono arrivati, dove purtroppo non rende, c'è pochi fa. Allora, l'olfatto si sente come troppo turbido, non so se si vede turgido, non so se riuscite a vedere, io non la credo, il corpore che c'è, però non si presenta come un liquido trasparente. Lo vedete proprio torbido all'interno, come se fosse succo, no, come se fosse succo d'arancia. All'olfatto non è potentissimo, è buono, ma mi ricorda le arance dolci, non ha quell'olfatto che magari può avere l'aroma della flavorata arancia che ho svapato insieme alla colata. O il Mario Zavo, che per esempio ha un odore molto forte. Mario Zavo, chi è che cazzo gli hanno messo dentro? Forse hanno messo la porno sale, il succo di Maria. Sa però comunque di naturale, è un odore naturale. Sa di naturale, di solito quando dicono si parla di marijuana, ma comunque. E se è proprio liquido bio. A me ricorda l'aranciata che mi piaceva mia madre. A me ricordo tantissimo l'aranciata che poi vedi. Quella fatta in casa, ma stelle due arance, quelle che le metti. Sì, sì, esatto, sembrano proprio aranciata, un succo di arance siciliano. L'odore è quello delle arance paradiso. Se ci fai caso. Che sono arance paradiso? Ma le arance sono quelle là molto dolci. E quelle abbastanza succose, diciamo. Sì. L'odore è quello. L'odore è buono. Mi ricorda quello. Che sono pure i tipi di arance, sì. Non so, cioè, ma io l'arancia ne ho conosciuti così. Perché ce l'ho nella quella arancione, no? Io l'arancione. Allora confermo. Sa di naturale, però se si sentisse leggermente di più, secondo me. Tu vedi che sente tutto. Secondo me il. Bravo. Secondo me il gusto, se fosse leggermente più. No, il gusto l'ho fatto leggermente più forte, sarebbe meglio. Questa è una piccolissima precisazione, però è chiaro che magari se vuoi il naturale deve. È questo l'olfatto. Noi siamo abituati a gusti un po' più forti, ad odori un po' più forti. E vedi quando si presenta il problema, che nella trippata non scende bene. Scende goccia per goccia. Questo è il problema di strippare. Presentiamo i sistemi su cui lo proviamo. Abbiamo una 03 su DNA, un Cantal 26. Sì. No, acciaio 26. Acciaio 26 e lo proviamo a 65 watt e poi magari alziamo un pochettino. Poi abbiamo una DAG V2 con Clapton 0.32. Poi una punta con 0.9. Sì. La resistenza. E poi abbiamo un Tagbot 1 col Druga col Nembo 21, presumo 0.09, ma in parallelo il che ci può stare. E poi una Noisy Cricket in serie, una 0.35 di Alien. Ok, quindi abbiamo sistemi anche diversi. Anche una cosa che non abbiamo mai fatto, sbagliamo tutti assieme. No, perché? Abbiamo fatto questo sistema in modo da capire a differenti vantaggi, tutti assieme per una volta facciamo un po'. Anche perché sono tre atomi, no cazzo, bisogna essere un 3-4 di guancia. Qualcuno c'è. Mi sono un tempato di guancia, non facciamo quanto ore, sbagliamo tutti uno assieme. Uno ha commentato nel precedente video quando hai detto Mario Cloud. Fa 6, al minuto 6.04 Mario Cloud, e si vede tu che dici Mario Cloud. Comunque proviamo immediatamente. Hai trippato tutti? Yes. Faccio stai un misimo. Ma l'odore si sente invece, no? C'è anche così a tranquillo. Un mese e 8 giorni, pazzo solo. Grazie Angelo. Purtroppo non devo succedere. Secondo me il gusto c'è. Sì. Potrebbe essere leggermente più forte, ma il gusto c'è. Sa di aranciata. A me piace tantissimo. Una aranciata che però. Frizzantina. No, frizzantina. Quasi. Qua è frizzantina.
No, il frizzantino non lo sento. Ma il tuo non è un sistema pulito? Sì, sì, ma un frizzantino. No, non c'è il frizzantino, che c'hai messo qua? No, non c'è più caso. Sprite! Ma ho sentito pure prima la frizzantina. Ma sento qua il Doms. Doms? Sì. Quando mai? Non c'è mai stato Doms qua dentro. Il mio sistema so per certo che ha pulito, lo abbiamo appena ricordato. Se la ricordo domani. Ma frizzantino. E... ragazzi, allora, mi sa di aranciata. Dov'è la boccetta? Mi sa di aranciata, però mi sa di aranciata. Mi sembra quella sappelle qui. Leggermente allungata, dovrebbe essere leggermente più gustoso. C'è da dire che lo stiamo provando a nicotina zero, quindi magari non sento l'hit, non sento il gusto amaro della nicotina, quindi magari quella nicotina, quella marognola in più lo acquista e non guasta. Il gusto è buono, sa di arancia, cioè. Sa di arancia, c'è poco da fare. Però penso che su questo liquido si possa lavorare leggermente di più per accentuare il gusto e renderlo perfetto. Esclusivo. Sì, sì. Se, si dovrebbe forse avvicinare leggermente di più al Mario Zavo, che per me è il migliore liquido all'arancia. In c'è assoluto. Altro però dentro, no? Sì, però l'arancia si sente fortissima. Io anche così non dispiace il liquido. Cioè io lo fumerei tutti i giorni all'Aquilano, ma non piace. Sì, no, ma fumare tutto il giorno su questo non ci piove, è molto buono. A me piace tantissimo. A me non piace. Però non ti... cioè, quando una volta finita la sbavata non ti resta in bocca quel gusto. Non resta niente. Non resta niente. E te lo gusti. Il problema è... svapi, buono, mandi, senti un pochettino, svanisce. Quindi devi riandare immediatamente a... svapare per continuare a sentire il gusto, mentre in altri per qualche secondo in più si protrae il gusto in bocca. A me in realtà non piace molto, perché con cioè, l'odore mi dà delle impressioni spettacolari, aranciata non mi sa più. Ma ti piace il vita all'aranciata? Sì, okay. Amo l'aranciata, quindi a me me ne sarò bevuti 15-20 litri di aranciata nella mia vita. Non sono tantissimi, non lo faccio da 8 anni. Però la ripeto, effettivamente, anche se lo vai a smanettare, non ti va mai a riempire. Non a me non piace. No. Forse di tu mi piace un po' di più. Fatemi provare sugli altri sistemi. Come faccio? Aumento i watt. Vediamo se praticamente. Questo è diverso rispetto al druga. Vediamo se aumentando si sente meglio. Troppo. Ho aumentato a 75, ora prima a 65, vediamo se sente di più. Sì, si sente di più, a questo punto viene il dubbio che a 85 addirittura sia meglio. A 85 sviluppo 6 volte. Hai seccato. 5 volte, non ho seccato. Ragazzi, provalo qua. Provalo qua sopra invece. Però è più buono. Molto più buono. Sì, ma c'era non c'era solamente quello. No, no, ora c'era sempre un liquido buttato. Perché da, lo sento in bassa. Lo sento in bassa. Questo è 7 volte, comunque là siamo una cosa che qua non lo sento. È più buono, sì. Non ricordo l'aranciata. Certo. Non ti ricorda l'aranciata? È un è molto blando, anche perché nell'aranciata c'è lo zucchero comunque. Ma è molto blando. Blando lo senti? Molto. No, secondo me non è blando. Cioè no. ci sono lì che sono molto più. Se ci fosse forse un tocco di arancia carico, più forte, fosse più carico, di aroma leggermente più acre potrebbe essere. È più questa è un'arancia abbastanza dolce, renderlo un po' più acre. Mi scanto che sia arancia rossa. No, non penso. Sì, è questo sistema. Invece bisogna esagerare che sia arancia rossa. No, ma ci dico che è buono. È molto più buono rispetto che sia arancia rossa invece, ragazzi. Anche perché faccio solo questo, quindi. Non. Adesso aumento ancora. La pipetta non va bene, però, eh? No. Non va bene perché. Mi piace con le bolle d'aria. La vado a smanettare, ma non sa il livello. L'ho detto. Hanno tolto questa scelta. Non so se è per una questione di. Di praticità, ascolta.
di pericità e sì, basta. Sì, sì. Non aumentarli proprio. Ho fatto pisciare, mannaggia. Chiamare, sarebbe mirato di questo. Sì, vabbè, perché se ti metti troppo pisce, faccio poco da fare. Beh, anche se in quel bottiglione metti 50 litri, pisci. Anche il maiale è perfettamente adulato, riesce a salire un altro, qualcuno diceva. Cosa? Anche il maiale perfettamente? Adulato. Vero? Tu non te ne vedevi cartoni da piccolo, vero? Tu non sei mai stato piccolo. Qualcosina. No, sono nato 40 anni. Lui è nato così. Sono nato così, con la barba e la piglia. Sto aumentando a 95. Ma io ho deciso di steccare. Vediamo un po'. No, questi 10 watt in più non gli hanno dato ulteriore aumento. Però ragazzi, a me piace. Per me possiamo anche andare al volo, cioè. Sì. Sì. Allora, per me questo liquido è tranquillamente da 8. A me piace, si lascia svapare, anzi, vi ripeto, un tocco di gusto in più lo farebbe salire probabilmente a 9. Ma per essere più corposo. Sì, sì. Ma anche la pastosità in bocca, vedi che non è male, lo senti che comunque la base utilizzata è un prodotto puro e di qualità. Ricordiamoci che utilizzano, magari non lo sapete, ma dei prodotti purissimi, perché fanno tutto loro. Però noi andiamo ad analizzare il gusto e l'effetto finale, è abbastanza corposo, un 80-20 forse sarebbe leggermente meglio, ma meno male che non è 80-20, perché altrimenti probabilmente il gusto sarebbe ancora inferiore. E la pipetta non potremmo usarla. Quindi diciamo le critiche sono sulla pipetta, che potrebbe essere migliorata, e sul gusto che potrebbe essere un pochettino accentuato. Ok ragazzi, a questo punto che facciamo? Votiamo? Sì. Quindi abbiamo un piccolo riepilogo. Pipetta da migliorare, il gusto potrebbe essere leggermente più agro, leggermmente più intenso. Un po' corposo. E vabbè, la corposità viene data anche dalla base, oltre che dall'aroma. Perché non lo stai strisciando di sopra? Dai, dai, 10 minuti! Speriamo! Comunque il telefono. Sì, il telefono! No, giuro. Cosa ti conosce? Ma gliene voglio uno, ve lo faccio diventare direttamente. Ma dai a lui, non sono lo dica di quant'è. Votiamo? Sì. Sì, sì. Vai ragazzi, per me è 8. Per me è da 7,5. Un 8 meno. Per me 6,5 solo perché sono diversi. Ho aggiunto uno, sono sarebbe 5,5. 5,5. Due calci in leggendie, va bene. Ma perché? No, così non parla più. Poteva andare peggio, insomma. Avrei potuto dare 2. Però okay. Siamo curiosi di provare gli altri tre liquidi della linea. E quindi intanto ringraziamo gli Antidote che per questo omaggio che ci hanno fatto. E niente ragazzi, se vi è piaciuta questa recensione spolliciate, un commento per dirci la vostra e niente, buon sabato a tutti. Ciao, ciao ragazzi. Ciao ciao.